Salve gente, io sono Luca e in questo meraviglioso episodio del corso di italiano avanzato volevo parlare del modo di dire dare buca. Questo modo di dire è piuttosto comune e fondamentalmente significa non presentarsi a un appuntamento. La persona dice che andrà a un determinato appuntamento, accetta l'invito e poi però non si presenta. Sono possibili ovviamente due scenari diversi, cioè la persona avvisa dicendo guardate, non riesco a venire, oppure la persona non avvisa neanche e semplicemente non si presenta. Diciamo che in generale questo modo di dire viene usato in entrambi i casi, cioè nel caso in cui la persona avvisa e nel caso in cui la persona non avvisa. Ma facciamo subito un esempio. Facciamo finta che un mio amico si debba vedere con una ragazza, no? Allora poi venerdì sera com'è andata con quella ragazza che dovevi vedere? E lui mi risponde: ma no, niente, mi ha dato buca. Che significa? Significa che lui l'aveva invitata, lei aveva accettato l'invito, aveva detto va bene, ok, vediamoci, poi all'ultimo probabilmente ha avvisato dicendo che non si sarebbe presentata, che non poteva andare, eccetera, eccetera. Comunque sia, l'appuntamento è saltato. Oppure facciamo un altro esempio. Facciamo finta che io insieme ai miei amici abbia organizzato un incontro, non so, un venerdì sera, e che uno di questi, che facciamo finta che si chiami Pietro, mi scriva dicendomi che non potrà venire. Quindi inizialmente questo Pietro aveva accettato l'invito, aveva detto sì, verrò, poi mi manda un messaggio dicendo che in realtà non riuscirà ad esserci. E allora io agli altri potrei dire: ragazzi, guardate che Pietro ci ha dato buca, venerdì non riesce ad esserci. Che significa? Pietro ha detto che non verrà. Qui da questi esempi capite che dare buca vuol dire sia non presentarsi, sia dire che non si potrà andare a un determinato appuntamento, quindi avvisare. Poi un'altra cosa che ci tenevo a sottolineare è questa: dare buca poi ci va a qualcuno, quindi sarà mi ha dato buca, ti ha dato buca, gli ha dato buca, le ha dato buca, ci ha dato buca e così via. La parola buca probabilmente non la conoscete, però forse conoscete la parola maschile buco, quindi buco, buchi è il maschile. Poi c'è il sostantivo buca che fa buche al plurale. Sono due sostantivi diversi. La parola buco probabilmente, anzi quasi sicuramente la conoscete, non sto a spiegarvela. La parola buca invece ha un significato più ristretto e si riferisce di solito a una fossa scavata. Quindi con la vanga, con la pala si scava una buca, cosa significa? Che si toglie la terra, la si sposta e quindi si crea un dislivello, no? Oppure, altro esempio di buche sono quelle che ci sono sulle strade asfaltate, no? Si può dire questa strada è piena di buche. E quindi probabilmente si dice dare buca perché comunque la buca è qualcosa di cavo, di vuoto, quindi dare buca suggerisce l'idea di annullare qualcosa, rendere nullo qualcosa. In italiano, poi, per esprimere lo stesso concetto di dare buca, ci sono almeno altri due modi di dire. Il primo è tirare pacco, poi ci sono anche le varianti tirare il pacco oppure tirare un pacco. Io di solito dico tirare pacco. Di nuovo, tirare pacco a qualcuno. E quindi invece di dire mi ha dato buca, posso dire mi ha tirato pacco, che significa? Significa che ci eravamo messi d'accordo. Dovevamo incontrarci un determinato giorno, una determinata ora, alla fine mi ha avvisato dicendomi che non poteva venire. Questo significa tirare pacco. Come nel caso di dare buca, tirare pacco può significare questo, cioè quando la persona avvisa spiegando che non potrà partecipare a un determinato evento, non potrà andare a un determinato appuntamento, oppure anche quando la persona proprio non avvisa neanche. Cioè, voi siete d'accordo per incontrarvi con questa persona, l'aspettate, questa persona non si presenta, non avvisa e quindi vi tira pacco oppure vi dà buca.
Qual è la differenza tra dare buca e tirare pacco? Nessuna. Secondo me dare buca è leggermente più antiquato, vabbè, antiquato si fa per dire, diciamo che prima era più di moda dire dare buca, adesso va più di moda dire tirare pacco. Sinceramente io ho sentito sempre soltanto tirare pacco, non fare il pacco, fare pacco, fare pacchi. Io ho sempre sentito tirare pacco, oppure tirare il pacco, oppure tirare un pacco al massimo. Quindi nel primo caso è dare buca, nel secondo caso è tirare pacco. Più recentemente, almeno dalle nostre parti, la gente ha iniziato a dire paccare. Invece di dire tirare pacco, la gente adesso tende a dire paccare. Quindi invece di dire mi ha tirato pacco, dalle nostre parti si dice mi ha paccato. Quindi proprio come se fosse il verbo paccare. Oppure altro esempio. Questa mia amica non la sopporto più, mi pacca sempre. Che significa? Che ci mettiamo d'accordo e poi alla fine mi dice che non può venire. Cioè ci mettiamo d'accordo per incontrarci, per vederci, poi mi dice che non può venire. Questo è quanto. Spero che questo video vi sia stato utile. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un fantastico mi piace qua sotto. Detto ciò, vi saluto.